E qua trasema in un parco dove si può portare un cane, no? E perché i nostri cagnolini non è che stanno sempre nel proprio cortile piccolino, ogni tanto hanno bisogno pure di correre e scappare, no? E voglio, il cane se ne scappa proprio letteralmente, sapete perché? Guardate qua, di quanto spazio ci hanno rimasto. Un cane si anzicca da sotto e si perde il cane, se ne va. E hanno fatto pure qua economia, giustamente, invece di farlo entrare dentro al terreno, bastavano pure 10 centimetri, non è che avvinna fa assai. Oh, ma questi sono lavori a regola d'arte. Quasi mi preciso come i svizzeri, peggio, guardate, hanno pigliato a musul di piede da panchina. Proprio giusto, eh. Guardate, tanto è giusto che a panchina balla pure, si può pure ballare da sopra la panchina. Ma guardate qua. Hanno fatto una leccata di cemento e siccome non c'era più cemento, hanno appoggiato sopra una pescola. Ai alama sede, poi non vanno a 10 cm di cemento, vanno appoggiare a panchina così. E poi, niente, poi qua abbiamo pure una bellissima fontana, guardate che bella fontana. Manco un rubinetto, ma non va niente, nel frattempo l'acqua se la portiamo da casa. Oia, ma come si... Come sa da fa? Come sa da fa? Guardate, qua c'è pure la rapa che fa, la rapa selvatica. Insomma, tu lavora, a c***o di cane, c'è poco da fare, guarda, è nudo. Cioè, ma vogliamo fare un lavoro fatto bene, in modo tale che non si può dire niente. Questa rete si affaccia pure sopra a strada. E se un cane se ne esce va sotto una macchina e la macchina se ne va fuori strada per evitare il cane, tutto perché un cane trova il buco sotto la rete e se ne va, tutto qua. E questi sono i lavori che il comune di Policoro, ecco qua la strada, il comune di Policoro fa. Oia, ma...